Il centro Margherita presto tornerà operativo grazie allo sforzo di Comune e Regione. Lunedì intanto è previsto un incontro ad Ancona, intanto l'ASUR di Fano si è detta pronta a sottoporre a tampone gli operatori della cooperativa Labirinto appena sarà ufficializzata l'apertura. Finalmente la buona notizia che le famiglie con pazienti malati di Alzheimer attendevano è arrivata. Il Centro Margherita di Fano, struttura d'eccellenza in tutta la Regione Marche, potrà presto tornare operativa e questo grazie ai contributi di Comune e Regione. Il Consiglio Comunale ha approvato la variazione di bilancio, è stato deliberato di destinare 40.000 euro, un contributo di 40.000 euro alla ripartenza del Centro Margherita. È un contributo straordinario. Il Centro Margherita, sappiamo tutti, è un centro d'eccellenza sull'Alzheimer, che tra l'altro fa leva sull'approccio alla creatività, sulla cura della persona, quindi mette al centro la persona. Il Comune di Fano, anche se non ha competenze in merito, perché la competenza è prettamente sanitaria e non sociale, e il Comune non ha né la gestione né la proprietà di quel centro. Però, essendo la sede a Fano, le famiglie molte sono fanesi, ci siamo sentiti in dovere di prenderci questa responsabilità. Quindi abbiamo destinato 40.000 euro che, da quello che ci hanno detto i gestori, la cooperativa che lo gestisce, saranno intanto sufficienti per farlo ripartire. Abbiamo anche saputo, credo che avremo conferme a breve, che altri enti stanno pensando di seguire l'esempio del Comune. Tra l'altro con la Regione stiamo confidando nella riunione che si terrà lunedì 3 agosto con il Presidente Ceriscioli e con l'ASUR e i dirigenti del Servizio Salute. Come Regione Marche, proprio ieri abbiamo avuto la possibilità di stanziare delle risorse messe a bilancio che, unitamente a quelle del Comune e spero anche di altri enti, possano consentire una riapertura veloce ed intanto la possibilità almeno di arrivare a fine anno con l'auspicio che la pandemia non abbia una recrudescenza e che quindi insomma ci sia anche un allentamento di quelli che sono i livelli di assistenza per i pazienti.